Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questa bellissima chiesetta di Santa Maria delle Grazie. Quanti ricordi proprio in questo luogo, la Santa Messa di Padre Pio, tutti i suoi figli spirituali, fedeli che hanno raggiunto questo luogo da ogni parte del mondo. Oggi vogliamo raccontarvi. Ne approfittiamo, ecco, per essere qui presenti perché non c'è Gesù Eucaristia, quindi possiamo raccontarvi un fatto tutto particolare, proprio perché Padre Pio era una persona innamorata di Gesù sacramentato. In effetti, fu proprio Padre Marcellino Iasenzaniro, nelle sue testimonianze, che racconta che un giorno era andata via l'energia elettrica, quindi Padre Pio non poté riuscire a scendere dalla clausura con l'ascensore, perché ormai era anziano, quindi era difficoltoso per lui scendere le scale, quindi si usò questo ascensore che venne posizionato all'interno del convento e mancava l'energia elettrica, al che alcuni confratelli dissero: "Ma padre, facciamo così, andiamo in cappellina per pregare". Poi Padre Pio quasi si voltò con un volto così intenerito e soprattutto commosso, con le lacrime agli occhi, disse: "Ma in chiesa c'è Gesù sacramentato, c'è Gesù". Ecco, questo è un po' l'amore soprattutto di Padre Pio. Padre Alessandro da Ripa Bottoni, che è stato uno dei curatori dell'epistolario di Padre Pio, non ha fatto altro che mettere insieme tutta una serie di regole che ha ripreso dall'epistolario di Padre Pio per le sue figlie spirituali. Ed in effetti sono regole che possono essere utili anche a noi oggi. È come se oggi Padre Pio ci dicesse come dobbiamo comportarci in chiesa dinanzi a Gesù sacramentato. Infatti Padre Pio scrive questo: "Prima di tutto, entra in chiesa in silenzio e con gran rispetto, devi tenerti indegna di comparire davanti alla maestà del Signore. La seconda regola è quella che bisogna prendere l'acqua benedetta e fare bene e con lentezza il segno della croce. Poi trova il posto in chiesa, inginocchiati e rendi a Gesù sacramentato il tributo della tua preghiera e della tua adorazione. Inoltre, partecipando alla Santa Messa e alle sacre funzioni, compi ogni atto religioso con la tua più grande devozione. Ancora, se preghi in comune, pronuncia distintamente le parole della preghiera, fa bene le pause e non affrettarti mai. Inoltre, poi, quando tutto è terminato, nell'uscire della chiesa abbi un contegno raccolto e calmo, e devi salutare per primo Gesù sacramentato, domandandogli perdono di tutte le tue mancanze commesse alla sua presenza, e non andar via da lui se non hai chiesto e da lui non hai poi ottenuto una paterna benedizione". E in ultimo Padre Pio, ecco, attraverso queste regole elencate da Padre Alessandro da Ripa Bottoni, ci dice proprio questo: uscendo dalla chiesa, mostrati quale ogni seguace del Nazareno dovrebbe essere, soprattutto serba una grande modestia in ogni cosa. Perché la modestia, scrive Padre Pio, è la virtù che meglio di ogni altra palesa le affezioni del cuore.